Allora, il nostro problema principale è che non abbiamo una struttura dove allenarci. Adesso attualmente ci stiamo allenando alla Lega Navale. Tra il freddo, pioggia, macchine che passano davanti ed è molto pericoloso. Prima anzi, ci davano una struttura per allenarci, ma 3-4 mesi sempre pagando. Poi, da quando questa struttura ormai non era più agibile, siamo stati costretti ad andare alla Lega Navale e lì ci alleniamo. Ma siamo tanti, ma tanti ragazzi che si allenano e mi alleno anch'io. Saremo almeno 100 ragazzi, tra ragazzi e ragazze. E non è giusto che noi, facendo la disfida di Barletta, ci andiamo a allenare alla Lega Navale. Ci serve una struttura al coperto. Faccio parte del gruppo degli Spadaccini e parlo a nome di tutti i ragazzi delle altre associazioni che si allenano nelle mie stesse condizioni, ovvero all'aperto, senza una struttura sicura dove poterci allenare, con tutti i rischi che ne comporta, come nel nostro caso alla Lega Navale, tra terreno dissestato e macchine che sfrecciano. Chiediamo semplicemente un luogo, una struttura dove poterci allenare in maniera idonea e in sicurezza. Io parlo a nome delle varie associazioni che vengono calcolate solamente nel momento precedente e immediatamente successivo alla disfida, dove veniamo elogiati, veniamo riempiti di complimenti dalla cittadinanza e dai vari politici che si sono occupati in questi brevi momenti. Però nel corso del resto dell'anno siamo sostanzialmente abbandonati a noi stessi nell'organizzarci, dove fare i nostri allenamenti, senza avere nessun supporto dall'amministrazione. Stasera siamo qui perché abbiamo un problema delle strutture per allenare i nostri ragazzi, ma il problema è di tutti. Stiamo cercando di trovare una struttura anche pagando e andare avanti, di non perdere i nostri ragazzi. Ogni volta e ogni anno stiamo sempre, non, come dire, punto a capo, non lo so. Quindi è un problema grosso perché questi ragazzi non li vogliamo perdere. Anziché stare in mezzo alla strada, stanno con noi e imparano qualcosa. Almeno con una bandiera, con un tamburino, con una spada, si dedicano, sono impegnati diversamente e non stanno in mezzo alla strada. E imparano tanto, conoscendo luoghi, posti, castelli, storie, culture, tutto questo. È diverso allo sport, però è molto bello. Allora, in questo periodo stiamo vivendo, come tutti i periodi invernali, diciamo, anche se quest'anno il caldo si sta prolungando un po' oltre l'estate, come ogni anno stiamo vivendo un periodo di disagio, sia per gli sbandieratori, io parlo per il mio gruppo, che per i tamburi e per gli spadaccini, diciamo, a nome di tutta l'associazione. Io provo un grosso disagio diciamo, con il mio responsabile a intraprendere dei nuovi ragazzi e a formarli come si deve. Noi come associazione, diciamo, e come gruppo Sbandieratori e Musici cerchiamo anche di, come posso dire, esprimerci il più possibile e inventare ogni giorno nuovi spettacoli, però come avete ben potuto vedere non riusciamo. Stiamo anche intraprendendo la strada delle gare, come così si suol dire. Noi non avendo una struttura e una base solida dove poterci allenare, non dico tutti i giorni, ma anche noi nei nostri, diciamo, nei nostri orari, lunedì e giovedì, non potendoci allenare come dovremmo, non riusciamo ad andare avanti e quindi siamo ben limitati. Come sapete a Barletta abbiamo la disfida. E la disfida, diciamo, durante il periodo che inizia da giugno e finisce a settembre, richiede molto impegno e dedizione e sacrificio da parte degli sbandieratori come da parte degli altri figuranti e degli altri artisti. Anche, diciamo, il bel tempo d'estate si trova sempre difficoltà anche per la luce, per le macchine che sfrecciano. Diciamo, non è una situazione delle migliori. Però, grazie a Dio, fino adesso siamo riusciti a rendere, diciamo, Barletta, la nostra città, a renderla partecipe delle nostre, come posso dire, delle nostre esibizioni, a dare spettacolo nella nostra città, che è quello che ci importa di più, non solo, diciamo, negli altri paesi della Puglia e negli altri paesi delle altre regioni italiane. Spero che questo appello serva a qualcosa per ricevere almeno una base solida, ripeto, una base solida dove allenarci e dove, diciamo, tenere anche i ragazzi in sicurezza, perché come vi dicevo, le auto veramente qui sfrecciano e a volte rischiamo anche di farci male.
Comunque stiamo parlando di associazioni che vivono oramai sul territorio da più di 20 anni, e in questi 20 anni si sono autogestiti per quanto riguardava gli allenamenti, perché l'attenzione del comune subentra nel momento della disfida, sia il periodo quello estivo e anche in quello invernale, quello del 13 di febbraio. Oggi piove, in questo momento sta cominciando anche a piovere, e quindi saranno costretti ad andarsene. Non ci sembra giusto che il comune non si faccia carico, perlomeno non si interessi di queste problematiche. Sono ragazzi di Barletta, sono ragazzi che si impegnano tutto l'anno, si allenano tutto l'anno per portare le bellissime coreografie che avete potuto vedere quest'anno durante la disfida. E il minimo che si chiede all'amministrazione locale e che si faccia carico nella ricerca di una struttura per far sì che i nostri ragazzi si possano allenare in sicurezza e al coperto. Grazie.